E restiamo in tema commissione d'inchiesta sulla terribile malattia, perché da quando è partita ci sta fornendo materiale interessante, ma ci spinge anche a reperire altro materiale del passato che alcuni avevano dimenticato. Guardate che cosa ho trovato. Era la conferenza stampa del 3 dicembre 2020, 24 giorni prima dell'inizio della grande inoculazione. Un giornalista pone la domanda sui vaccini e sentite che cosa risponde. Giuseppe Conti, l'allora presidente del Consiglio. Ah, a presentare c'era Rocco Casalino, wow! Dal Grande Fratello a Palazzo Chigi è stato un attimo, voilà l'Italia. E ultima domanda, quindi agenzia Nova, Livio Cipriano. Presidente, una domanda. Buonasera. Sui vaccini. Il vaiolo e la poliomielite furono debellati grazie a una campagna di vaccini obbligatoria e di massa. Di recente sono stati resi obbligatori i vaccini contro gli orecchioni, contro il morbillo. Perché non rendere obbligatorio anche il vaccino contro il Covid, considerando che l'epidemia sta provocando decine di migliaia di morti e devastando l'economia nazionale? Volevo sapere se c'era alla base una motivazioni scientifiche o sono ragioni più che altro politiche. Sui vaccini le sono molto franco. C'è un principio di autodeterminazione che riguarda anche le scelte delle cure a cui sottoporsi e le scelte anche sul piano terapeutico. Noi dobbiamo cercare di salvaguardarlo fino agli estremi limiti. Io sono per questo approccio liberale, però che è anche nella nostra Costituzione, assolutamente. Quindi se noi siamo in una condizione di gestire la curva del contagio, come confido stiamo facendo e come continueremo a fare, non sarà necessario imporre un trattamento sanitario obbligatorio. E preferiamo assolutamente, fino all'ultimo, cercheremo di preservare la facoltatività della vaccinazione. Avete sentito? Se la gente andrà a vaccinarsi volontariamente, non ci saranno problemi, non imporremo nulla. Se la curva dei contagi resta stabile come in questo momento, non imporremo nulla. Ah, ecco allora perché i contagi, Mimar. No, nel senso che lui dice se rimangono stabili non imponiamo niente. E poi dopo l'hanno imposto. In realtà non hanno imposto l'obbligo, hanno imposto il ricatto, che è peggio dell'obbligo. Perché non ti assumi la responsabilità. Con un obbligo ti assumi la responsabilità, col ricatto no. Vabbè, ma tu avevi libertà di scelta. Ma che libertà di scelta? Col ricatto è libertà di scelta. Ah, e questo è quanto. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.